Ciao a tutti per la gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo sul nuovo gioco, sia Maniac, scusate per la pronuncia. Ringrazio gli autori o l'autore del gioco per avermi fornito un codice del gioco per poterlo provare. Vi leggo la descrizione su Steam, così potremo capire assieme di che gioco stiamo parlando. Siete mai stanchi di tutto? A volte, anzi spesso, siete pronti a cambiare? Volete puntare tutto sul caos e sulla distruzione? Ecco Maniac, un gioco in cui il mondo si mette contro di voi e la vostra follia crea il caos. Quindi parliamo forse di un gioco abbastanza frenetico, di un gioco abbastanza pazzo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Mira automatica, fuoco automatico? No, fuoco automatico no, mira automatica sì. Conoscendo le mie abilità con la mira, la mappa sembrava un po' GTA. Cosa dovrei fare, scusate? Babbo Natale ubriaco? Ma cosa? Già che c'è il protagonista Babbo Natale ubriaco è molto interessante, ragazzi. Motivo, ubriaco, disoccupato e niente da perdere. Salute, velocità, maneggio delle armi. Come salute, Babbo Natale è forte. Come velocità e maneggio delle armi, non tanto. Resistenza all'impatto è potente. Babbo Natale, ubriaco. Bonus, resistenza all'impatto. Ma che devo fare? Sopravvivi 20 minuti per raggiungere l'attacco nucleare. Che gioco è? Bevi la piña colada con le ragazze. Ah, queste sono due missioni. E la terza non si vede, è lì nel mezzo. È tipo cancellata, non lo so. Ci sarà qualcosa vietato ai minori, forse. Un Babbo Natale ubriaco. Comunque. E aggiornamenti, attrezzatura. Ah, quindi questi sono forse dei potenziamenti. Aumenta il raggio di impatto per tutte le esplosioni. Attrezzatura, borsa con regali, giustamente Babbo Natale. Solo i bravi ragazzi e ragazze possono sentire la magia di questa borsa. Può respingere proiettili automobili in arrivo. Ma vabbè, io faccio come dite voi, non è che io sono qua per imparare. Calcio in faccia. Eh sì, sembra dalla grafica uno dei primi GTA, quello di quando è uscito il primo GTA? Comunque forse fine anni 90, inizio anni 2000, non mi ricordo, forse fine anni 90. Guardate da carcere, eh. Guarda come un pazzo scatenato. Vabbè. Bene. Dai, rubiamo la macchina. Sì. Ok, prendiamo un po' confidenza con... What? Ma cosa sta succedendo? Come... Ma non ho capito come si guida. Ragazzi, io non ho capito come si guida. Cioè, sinceramente parlando. Ma no, non mi gira la macchina. Ma perché
perché gira da sola? No, prendiamo quel cane. Ah, freno a mano SL. Ma sto gioco è pazzo. Ma non ho capito come girare. Ma perché mi gira? Non mi gira. Gira a sinistra, mannaggia la miseria. Prendiamo la macchina della polizia. Ma cos'è? Scusate, qual è l'obiettivo? Scusate, qual è l'obiettivo ultimo del gioco? Perché non sto capendo. Allora, dovete sapere che a me GTA, cioè GTA 5, non piace. Questo è più o meno una copia, è molto lontanamente. Quindi pensate un po' voi quanto mi sta piacendo. Più o meno da 1 a 10 al momento mi sta piacendo 3. Comunque. Sì. Beh ragazzi, i controlli io li ho capiti come sono fatti ora, dopo 7 ore li ho capiti, diciamo che non c'è un controllo del personaggio dell'automobile come negli altri giochi, è leggermente particolare, cioè non si ha una libertà al 100% di guida, effettivamente no. Che mi dici Upsilon che non è vero? Con E, sì. Ok, ora ho capito come funziona il movimento. Ok. Abbiamo preso un potenziamento.
Anzi, dobbiamo scegliere sussurratore di proiettili, puntamento di velocità della pistola più precisi, più munizioni, motore in nitro. Vabbè, io prendo qua il potenziamento per le armi. Boh, che ne so. Sì, bello. Ah, punteggio, cioè più passanti vengono investiti, meglio è. Complimenti. Ogni auto ha forza, velocità, resistenza agli urti e danni diversi. Ok. Mi ricordo che c'era un altro gioco, sempre agli inizi del 2000 o fine anni 90, che facevi più punteggio investendo i pedoni. Non mi ricordo come si chiamava. Era anche divertente, volendo. Qui è un mix fra GTA e quel gioco. Ecco, si chiamava Carmageddon. Carmageddon. Lo devo portare sul canale. Se lo trovo. Se lo trovo, forse. Forse c'ho qualcosa qua dietro. Forse ce l'ho, vedremo. Ve lo faccio vedere perché sono simili nella logica. E qui c'è un po' l'impronta roguelike, ecco. Più moriamo e più diventiamo forti nelle varie run. Potenziatore, ma sì, potenziatore di Hollywood, ma che ce ne frega? Aumenta il raggio di impatto per tutte le esplosioni, ma sì, più casino c'è, meglio è. Velocità di corsa più veloce, sì, maggiore resistenza agli urti e alle esplosioni, sì, rissa da vicolo, dai. Sì, mi piace, mi piace. Sì, ma non ho capito qual è l'obiettivo, cioè finale, vabbè, non lo so. Ma perché? Andiamo a prendere il level up. Ecco, evitando il muro. Sì, allora, il sistema di guida è particolare. In pratica non ci dà la libertà di movimento al 100%. Sì, sembra come guidare un treno, però la differenza col treno è che col treno puoi guidare solo su un binario, qua invece hai infiniti binari. Ecco, qui per esempio possiamo andare solo a dritti, se no impazziamo. Quello è bellissimo, datemi questo camion. Bellissimo. Questo è tosto. No, il level up è di sotto. Ma perché scendi, babbo? Ah, sta scoppiando. Ah, già, andiamo in taxi. Nel frattempo spariamo. Sì, senza. Ah, ma ci sono i soldi là, ma li dobbiamo prendere. Andiamo ai soldi. Sì, comunque. Allora, ho detto all'inizio che questo gioco non mi piace, nel senso. Sì, non mi fa impazzire, però. Ora un po' sto capendo il senso di questo gioco, ossia. Fare casino, ecco. Fare casino. Andiamo l'autobus. Ecco, così, così. Chi me l'ha fatto fare a prendere l'autobus, non lo so. Sta scoppiando l'autobus, scappiamo. Mannaggia a voi. Prendiamo nel frattempo tutto sto denaro.
Dai, dai, dai. Ok. Ci siamo. Sì, comunque sì, è abbastanza. Cioè, non è malaccio, dai. Dai. Ok, potenziamento. Ladro d'auto, furto uscito dal veicolo più rapido, permette di rubare auto a velocità più elevate. Mostro di ferro aumenta l'armatura del veicolo, aumenta l'assenza agli urti. Questo è interessante. Oppure unghia, che è qualcosa che equipaggiamo. Cos'è l'unghia? Io direi di potenziare i nostri mezzi. Sì, è mostro di ferro. Ancora mi devo abituare al movimento, perché è un casino. Mi sa che su questa macchina ci sta abbandonando. Ora capisco perché c'è la mira automatica, perché c'è completamente il caos. Non si capisce niente. Ah, ma siamo senza ruota, ma come siamo messi? Malissimo. Ma siamo messi male. E mannaggia, toglietevi di torno. Il potenziamento è dietro, ma dove sto andando? Scendiamo che sta scoppiando sta macchina. Babbo Natale, sono Babbo Natale. Sono Babbo Natale, abbiamo mezzo cuore, mezza barra. Prendiamo questo. Toglietevi. Qua il potenziamento. Io comunque, nel senso, non è male, dai. Dopo un po' ti prende, cioè c'è un impatto iniziale in cui non si capisce niente, però dopo un po' ti affascina. Capo, il tuo lavoro attira follower, ma in che sei? Che cosa ci dà di potenziamento? Misuratore di proiettili, psicopatico, aumenta tutti i danni inflitti. No, noi siamo i capi, follower, ma che ne so. In pratica l'obiettivo di gioco è inseguire per la mappa tutti questi potenziamenti e diventare sempre più resistenti, sempre più forti e guadagnare denaro per le prossime run, diciamo, per sbloccare, ecco, nuove cose per le prossime run. Io sbloccherei anche lo sparo automatico perché... Eccolo qua. Mannaggia. Ok. Allora, qui c'è ladro d'auto, psicopatico, magnete del denaro, aumenta il raggio di raccolta. Sì, questo mi piace. Aumenta la quantità di denaro raccolto. Bene, bene. Bene, bene. E, ok, andiamo di qua. Tempo spariamo come dei forsennati così a muzzo. Senza un perché. Anche perché questo gioco non ha un perché. Unghia. Più sangue. Guarire e riparare. Cura il personaggio e riparare. Ecco, curiamo, curiamo perché. Siamo messi. Finalmente. Ciao, ma non posso accelerare con il turbo perché mi sembra che ha il turbo questa macchina. Ma non conosco ancora i tasti. Ops.
Ma siamo sott'acqua. Lasciatelo stare a Babbo Natale, ma cosa vi ha fatto di male? Ma io non lo so. Sussurratore di proiettili, fucile d'assalto. Fucile d'assalto militare standard per divertimento e svago, così. E ecco qui. Qui c'è il turbo. Un gas riempito con gas nitro o nitro utilizzato per ricaricare il turbo della tua auto. Ok. No, io voglio il fucile d'assalto. Ma che ne so. Ma vi volete togliere di ritorno? Comunque buon Natale, buon Natale. Di nuovo siamo in acqua. Sta scoppiando. Mi serve un'automobile. Qua, qua, qua. Buon Natale, buon Natale. Ahi, anche i pompieri si ci mettono. Ecco qui ce ne andiamo. No, ecco, guidare fra i palazzi non è molto comodo perché, ve lo giuro, è difficilissimo guidare. Non si muove più, non si muove. Sta scoppiando. Esagerati. Ma tutta sta violenza contro Babbo Natale, ma perché? Un innocuo Babbo Natale che non fa danni a nessuno. Siete dei cattivoni, quest'anno riceverete tutti i carbone. Motore nitro. Ecco, armatura per auto in ottone. Sì. Ora siamo belli corazzati, non ci ferma nessuno. Ma vi volete togliere di mezzo? Io non lo so. No, devo andare di sotto, mannaggia. Ci hanno uccisi. Abbiamo fatto il record di inseguimenti. Diciamo che questo è un simulatore di inseguimenti, diciamo. E proprio vogliamo definirlo così. Livello inseguimento 11. Tempo di sopravvivenza 602 secondi. Sì, diciamo è una sfida con se stessi. Poi probabilmente esisteranno anche delle classifiche online. Denaro raccolto, insomma, abbiamo superato tanti record e lo sto rivalutando questo gioco. All'inizio magari mi aspettavo un altro tipo di prodotto, diciamo che non combacia questo gioco con quello che pensavo, però ha un senso, ha un senso. È un gioco che, diciamo, come obiettivo è quello un po' di essere scacciapensieri, ecco. Niente di altro, ecco, non c'è nessuna volontà strategica o tattica, ecco, nel senso, mi avete capito.
Ok, macchine distrutte 31, poliziotti 158, pedone 247, macchine della polizia 58, veicoli corazzati 11, insomma, bravo Babbo Natale, bravissimo. Questi aggiornamenti per diverse strategie, sì, ecco, prima dicevo che probabilmente non c'è nessuna strategia, però... diciamo fra ogni run un po' di strategia, un pizzico di strategia c'è perché a seconda del tuo stile di gioco puoi decidere quali aggiornamenti e quali potenziamenti comprare. Non sono pochi 3.927 dollari, magari possiamo acquistare qualche attrezzatura. Finora non abbiamo provato le attrezzature, tipo c'è questa borsa con regali che può respingere il proiettile automobile in arrivo. Compriamola, compriamola, dovrebbe essere simpatica, si attiva con il tasto destro. Ok. E se miglioriamo nelle prossime run questa attrezzatura, l'aggiornamento ci dice aumenta la velocità, la forza di spinta e il raggio di impatto. Ok. E poi come equipaggiamento vero e proprio, che si attiva con la Q, c'è il regalo di Natale che ci costa 1800, la gioia detonata a distanza del Natale. Tieni premuto il pulsante per rilasciarne altri. Ma sì, compriamo i regali. Scusate, sono un Babbo Natale. Eccoci qua, ora siamo qui con il nostro bellissimo. Ah, non ho fatto ancora niente, perché mi state inseguendo? C'è pure il sacco con i regali. Ma io non lo so. Avete dei pregiudizi contro Babbo Natale? Ditelo. Ditelo. Scusate, non vi avevo visti. Ops. Andiamo verso il primo potenziamento che si trova verso ovest. Ah, ma esplodono i regali. Ah, ok. Ma sì, rilasciamo regali. Regali per tutti. Regali per tutti. Quante cose devo fare? Mi sto confondendo. Abbiamo preso la macchina della polizia. E mannaggia voi. Avete rotto. Come faccio a uscire da qua? Niente, già che sta andando proprio malissimo. Ok. Vai. Ah, ma io i regali devo elargire. Me l'ero dimenticato. Che casino. Ambulanza, ambulanza. Ok. Regali, regali, regali. E i regali servono più che altro per intralciare e distruggere chi ci insegue più che altro. Ecco, non devo passare. Quando ci sono i posti di blocco non devo passare con la macchina sopra ecco, queste cose qua che fanno scoppiare le ruote della macchina preferibilmente. Cura, cura, cura.
E si tolga di mezzo. Ecco qua. Rorti rinforzato, sì. Ci stiamo andando molto meglio, eh. Bene, ma non benissimo. No. Autista. Va bene, vabbè, ma niente del denaro, dai. Serve per la prossima run. Sott'acqua, attenzione. Eccolo là. Motore, autista. Dai, dobbiamo andare indietro. Che casino, ragazzi. Comunque il suo scopo questo gioco lo ottiene perché è abbastanza divertente, eh? Dove ci siamo infilati? Dinamite, mosso di ferro, mantiamo l'armatura e resistenza del veicolo. Dai. Abbiamo un veicolo che no, ah già, l'autobus. Togliete di torno. Togli il carro armato, datemi il carro armato. Casino. No. Vabbè. Allora, in questa run abbiamo fatto qualche record, tipo danno totale ne abbiamo fatto molto di più, ovviamente, grazie ai regali di Natale. E più pedoni. Sempre grazie ai regali di Natale. Sì, ecco, non abbiamo fatto meglio di prima perché siamo stati un po' più scarsucci in questa run. Dai, diciamolo. Ci impegneremo, ma lo faremo nelle prossime puntate di Maniac. Effettivamente il titolo ci sta a pennello con il gameplay di questo gioco. Eh sì, allora all'inizio ero abbastanza deluso, abbastanza confuso,
più che altro. Poi un po' ho capito gli intenti del gioco e del creatore di questo gioco, e in pratica l'intento principale è quello di fare caos, di divertire un gioco, quindi un po' scaccia pensieri. Comunque ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto. Grazie per l'attenzione da Babbo Natale e Paolo. È davvero tutto. Ci vediamo alla prossima e come sempre, in mille altre avventure. Ciao!